Un saluto a tutti i lettori di IP Times Italia e benvenuti alla video recensione del Lenovo Yoga ThinkPad 15, uno degli ultimi portatili annunciati da Lenovo al CES 2015. La scocca si presenta in maniera molto resistente, anche se un po' anonima, adatta soprattutto ad un'utenza business. Si vede il classico logo ThinkPad sulla scocca, con il pallino rosso che si illumina quando il portatile viene acceso. Passiamo subito alle porte. Sulla parte destra possiamo vedere il connettore OneLink per ricaricare il dispositivo, una porta USB, l'entrata jack per le cuffie 3.5 mm e lo slot per l'SD card. Sulla parte sinistra vediamo il tasto di accensione, bilanciere del volume, due porte USB 3.0 e la porta HDMI. La tastiera è uno degli elementi che contraddistingue i prodotti ThinkPad. È retroilluminata, ha il tastierino numerico ed è molto comoda per la digitazione. Infatti i prodotti ThinkPad sono pensati soprattutto per coloro che digitano molto sulla tastiera. Anche il touchpad è molto comodo, non è ai livelli di MacBook Pro, ma ha presente i tasti sia in alto che in basso, oltre al classico track point, cioè il pallino rosso presente all'interno della tastiera, che permette di muovere il cursore del mouse. ThinkPad Yoga 15 ha anche un touchscreen a 10 punti. Vediamo qui le classiche possibilità che offre Windows 8.1, come la ricerca, oppure la possibilità di premere questo tasto e andare in home screen con le tile e tutte le applicazioni che abbiamo installato sul nostro portatile. Ma l'elemento che contraddistingue la famiglia Yoga, non solo la 15, è la possibilità di fruire del dispositivo in quattro funzioni. Qui vediamo la modalità stand, utile per le presentazioni in PowerPoint oppure per guardare un film. Poi c'è la modalità tenda, che prende il nome proprio dalla forma che assume il notebook. Vediamo qui le classiche funzioni di Windows 8.1. Infine c'è la modalità tablet, sicuramente non adatta a un portatile da 15 pollici, dato il suo peso non piuma di 2,3 kg, ma la funzione è presente e quindi magari in alcune situazioni potrà essere utilizzata. Gli ingegneri Lenovo hanno utilizzato anche per questo ThinkPad la tecnologia Lift and Lock. Vediamo in questo momento come, girando il portatile, la tastiera rientra e quindi non può essere premuta quando utilizziamo il portatile in diverse modalità. Diamo un ulteriore sguardo alle varie modalità con cui Yoga ThinkPad 15 può essere utilizzato, oltre a quella classica. Le specifiche complete possono essere trovate nella recensione testuale. Un saluto e alla prossima video recensione.